Va bene, amore. Ma sì, dai, amore, sì, ci sto. Eh sì, tesoro mio. Ok, perfetto. Ti amo anch'io, amore mio. Sì, piccola mucchina, pescina, pescetta carina, dolce. Sì, ma certo. Va bene, tesoro mio. Ciao. Ciao, tesoro, ciao. Due baci grossi. Ciao. Ciao, tesoro. Ciao, 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 ciao tesoro. Sì, ci sentiamo dopo questa chiamata, ti scrivo, sì. Ok, un bacio. Ciao, amore mio, ciao. Sì, amore, ok, ciao. Non è stata una vera chiamata, ragazzi, però voi non lo sapevate, vero? Allora, ragazzi, oggi sono qui perché voglio condividere delle differenze fondamentali che penso che ci siano tra le ragazze italiane e le ragazze che conoscevo sempre io, le ragazze americane. E quando sono venuto in Italia e ho iniziato a vedere le mamme italiane, le nonne italiane, le ragazze italiane, mi sono detto, oh mio Dio, queste ragazze, queste donne sono veramente diverse e vorrei parlarne un po' e spiegare le cose che ho notato. Sì, sono più o meno generalizzazioni, quindi se sei una ragazza e non sei così per niente, non me lo devi nemmeno dire, non devi dire tipo, oh bra, io non sarò italiano perché non sono nessuna di queste cose. Quindi capita, queste cose capitano, non preoccupatevi. E iniziamo con la prima cosa che io ho notato delle ragazze italiane. Quindi la prima cosa è che penso che le ragazze, e potrei sbagliare pure, però penso che le ragazze italiane siano un po' più dolci rispetto alle ragazze a cui sono abituato io, solo perché le ragazze italiane, come sapete, e questo è il tema principale delle ragazze italiane, sono più coccolose, sono più dolci, sono più romantiche e tipo hanno quel zucchero sopra se stesso. Vogliono dare un altro bacio, vogliono un coccolo in più, vogliono stringere la mano un po' di più. Tipo, io sono in Giappone adesso e le ragazze qua sono proprio il contrario, quindi abbiamo le ragazze giapponesi, le ragazze americane e poi da questa parte ci sono le ragazze italiane che sono proprio coccolose, baciose, abbracciose, molto toccose e quindi le ragazze giapponesi non sono così per niente, ma non è una cosa brutta questa cosa, è solo che ci sono differenze culturali tra i nostri paesi e questa cosa esiste secondo me. La seconda cosa è che la ragazza italiana è più esigente secondo me, nel senso come diciamo noi in inglese più needy, ovvero c'è cioè, abbiamo bisogno di più cose, soprattutto l'attenzione. Aspetta, amore. Sì, amore, sto facendo questo video. Sì, tesoro. Sì, però ti ho sentito 5 minuti fa. Scusa, eh. Niente, sto parlando di delle stronzate, non importa. Sì, ok, amore mio. Sì. Ciao. Ciao, tesoro. Ciao, quindi io sono un americano e quando mi sono messo con la mia ragazza italiana Sonia ho imparato che devo essere tipo più dolce e tipo più, devo mostrare più amore. Infatti all'inizio della nostra relazione mi diceva sempre che non dimostro abbastanza amore perché sono abbastanza tipo, non sono tipo, oh mio Dio, e adesso ho imparato come essere, come avete visto nella chiamata all'inizio di questo video, sono sempre tipo amoroso. Non proprio, è tipo, ancora non sono tipo, oh mio Dio, baciami. Non sono così, non penso che sarò mai così, ma penso che abbiate capito. La ragazza italiana vuole avere tipo queste attenzioni, questi baci in più. Quindi sì, e andiamo alla terza cosa. Allora, la ragazza italiana secondo me è più materna, nel senso cucina molto di più. Le ragazze americane ci sono che cucinano, ma penso la percentuale in Italia sia molto più alta per le ragazze che cucinano. La cultura di cucinare per la famiglia sta morendo in America, mentre in Italia penso sia ancora molto forte. Quindi le ragazze italiane sono più materne per questa cosa e anche perché si preoccupano se tipo non ti vesti bene e devono cambiare tipo il tuo outfit per essere sicuri che ecco, puoi uscire così. Mentre come sapete in America le ragazze non se ne fregano di come sono vestiti e come sono etichette o come dite tipo acchitate o fate bellissime.
come roba del genere, una cosa di cui le ragazze italiane si preoccupano molto. E questo mi porta al quarto punto, che una ragazza sarebbe d'accordo con questa cosa. Quando una ragazza americana si mette con un ragazzo, lei la smette di essere al top della sua potenziale, nel senso tipo forse non si trucca più, non si veste bene più, non va più in palestra e non deve più mantenersi al 100%, e tipo il suo status peggiora o qualcosa del genere. Ovviamente non tutte le ragazze americane sono così, però ho sentito tipo che quando ti metti con una ragazza americana la smettono di provarci, mentre penso le ragazze italiane continuino a fare tipo tutto quanto per tipo mantenere in forma la bellezza, tutto quanto, queste cose qua. Non so se voi siete mai usciti con una ragazza americana, certo che sì, e tipo le ragazze americane escono come gli pare, non gli importa molto come sono, mentre penso in Italia quando le ragazze e le donne escono vogliono essere al 100%, quindi ecco. Andiamo all'ultimo, quinto punto. Se stai con una ragazza italiana dovrai proprio essere una parte della famiglia, dovrai frequentare molte cene, memorizzare tutti i nomi di tutti zii, nipoti, fratelli, ovviamente tutti quanti, è tipo una famiglia grossa, devi diventare una parte della famiglia italiana, penso. Questa cosa in America ovviamente esiste, solo che è molto più debole. La famiglia è un concetto meno forte, siamo più separati, più indipendenti, penso, e quando diventi il ragazzo di una ragazza italiana, forse anche tu entri in quella famiglia e devi farci una parte grossa o qualcosa del genere. Quindi insomma, tipo, per sintetizzare quello che sto dicendo, le ragazze americane sono tipo più, non voglio dire indipendenti, ma è come se non gli importasse molto, mentre alle ragazze italiane penso importi tipo lo stato, come sono, come va la relazione, come sono i sentimenti nella relazione. Forse una relazione americana è più rilassata, quindi ci sono pro e con per questi motivi. Come sapete, io sono con una ragazza italiana adesso, ovviamente nel passato stavo con ragazze americane e ci sono pro e con ad entrambe relazioni. Le ragazze americane però non si fregano davvero, tipo escono con sweatpants, non so come si dice, con capelli alti così, senza trucco, tutto quanto, e va bene se lo vogliono fare, è solo che io personalmente preferisco quando la ragazza si fa più bella o tipo atticarsi, ecco, questo è quello che voglio dire. Quindi ragazzi, spero che vi sia piaciuto questo video, iscrivetevi al mio canale se vi piacciono i miei video, ci sono sempre video nuovi su questo canale. Se stai imparando l'inglese andate sul mio canale Bringlese, perché insegno l'inglese, sono americano e sono madrelingua, quindi mi piace insegnare anche l'inglese con molti video. Quindi ragazzi, è stato un piacere, ci vediamo alla prossima, peace.